cercare l'amicizia, ma solo adesso ve lo dico per farvi rendere conto, la cosa migliore che potevate fare. Di oggi è un incontro di formazione e informazione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. E le aspettative sono state, diciamo, parzialmente soddisfatte, perché soprattutto ormai dopo tanti anni in cui si parla di questo aspetto del bullismo e cyberbullismo, forse bisogna sottolineare più la prevenzione, cioè tutta una serie di attività per la prevenzione su queste problematiche e non sui rischi che può portare l'uso dei social. Quindi questo è l'aspetto poi che deve essere particolarmente sottolineato. Quindi non lo so, tu che... Probabilmente, diciamo, ci sono state alcune cause tecniche che hanno impedito che l'incontro fosse più significativo. Tuttavia, sicuramente è utile che per i ragazzi avere la possibilità di sentire le forze istituzionali, insomma, che danno delle informazioni un po' più precise riguardo ai rischi. Certamente, come dice la collega, la prevenzione ormai è diventata un'esigenza maggiore nell'uso del, dato che i social sono ormai, fanno parte della vita dei nostri giovani, bisogna a questo punto non i rischi ma la prevenzione, sottolineare più sulla prevenzione. Delle ragazze sono state anche oggetto di fotomontaggi, cioè ragazze un pochino più intelligenti che hanno fatto la videochiamata ma non si sono spogliate. E questo le ragazze sono un po' più intelligenti dei ragazzi, la statistica ci dice. E i ragazzi c'è.